serie A. No, faccio solo un allenatore che è la mia squadra. Porco grande, è un bel lancio. Allora facciamo quel servizio sull'extra, se quello che si era fatto il selfie dopo il gol, la Civita Vecchia? Sì, sì. Lui. Oddio mio! Mamma mia, no, ma che cazzo! Così la perdemo! Bravo Tiziano! Bravo! Porco cane, come è uscito bene questo. Oddio mio, questo non doveva sbagliarlo. Hanno fatto gol. Ciao Lizia. Ecco, e questo la tira giù, la tiriamo a campare, questo è di loro. Madonna, che era molto duro. Dalla qui, mannaggia quella troia, ma più complicato. Oh, questo è da Monzone. Il secondo. Faccio giusto. Di là, Leo! Bellissima vittoria che vale doppio contro una squadra veramente attrezzata. Faccio complimenti al loro allenatore perché comunque ho visto una grossa squadra in campo, sicuramente lotterà per le posizioni di vertice. Noi abbiamo dimostrato due cose, oggi di avere grande carattere, che il primo tempo abbiamo sofferto tantissimo, però non ci siamo disuniti. Abbiamo cambiato modo di giocare almeno 3-4 volte, spostando i vari uomini per poter comunque arginare la loro predominanza fisica. E poi nel momento migliore loro abbiamo trovato il gol. Secondo tempo siamo stati bravi nella gestione della partita, nel giocare ripartenza, e quello che mi spiace non è chiuso la partita quando ce n'era l'opportunità, perché abbiamo rischiato all'ultimo di rovinare tutto, quando abbiamo avuto due occasioni da tu per tu con il portiere veramente grosse. Senti, abbiamo parlato l'altro giorno dell'idea della società di promuovere un biglietto al terzo più basso per aumentare il numero di tifosi. Come ti sembra abbiano risposto tribuna oggi gremita? Io guarda, da campo la tribuna non sono riuscito a vedere, perché ero talmente concentrato sulla partita, però sentivo gran tifo, quindi anche quello ha aiutato i ragazzi e sicuramente è stata una spinta in più. E anche il gran caldo ci ha messo del suo, il primo tempo Roncino ha tenuto un ritmo esagerato per una partita di promozione, poi era normale che il secondo tempo calasse un pochettino. Siamo stati bravi a sfruttare l'occasione che ci è capitata e poi a contenere. Ma il rammarico c'è, senza niente togliere all'avversario che secondo me ha fatto una buonissima partita, ma noi bisogna essere un pochettino un po' più cattivi sotto porta. Quando hai 2, 3, 4 palle gol e non le sfrutti, questo è il calcio. Poi nel momento sicuramente migliore nostro loro hanno trovato questo gol, merito a loro. Io sono arrabbiato per il risultato, sicuramente anche un pochettino per il gioco, non abbiamo espresso quel gioco che fino a oggi nelle allenamenti, nelle partite amichevoli avevamo fatto. Forse diamo, le prime partite sono sempre complicate e soprattutto in questo campo, quando vai sotto con una squadra così ben messa in campo, con dei giocatori importanti che hanno pure loro,
ti puoi andare in difficoltà, e questo dobbiamo evitarlo. Evitarlo, essere più cattivi e far gol, perché questo è un gioco che si deve far gol. Beh, tante emozioni, perché dopo 6-7 anni torno a giocare al mio paese e forse ho sentito più questa partita che magari partite in categorie più alte. Però anche molte sensazioni positive da parte della squadra, che oggi contro Ronciglione abbiamo fatto un'ottima partita. Perché almeno 2-3 interventi importanti, sia nel primo tempo quando hai salvato il risultato sullo 0-0 che per difendere il vantaggio. Che può fare questa squadra quest'anno? Noi pensiamo sempre a una buona salvezza, tranquilla. Poi dopo, secondo me, abbiamo ottime potenzialità. Difesa, abbiamo un giocatore come Pastorelli che non ce l'ha nessuno, neanche in eccellenza, secondo me. Quindi dobbiamo puntare a fare sempre meglio, e secondo me ci troviamo tra le prime quattro, diciamo. Federico Fanari, gol al debutto con la maglia della Corneto, gol importantissimo perché arriva questa vittoria in quello che già poteva essere un big match. Sensazioni? Buone, soprattutto da parte di tutta la squadra, perché nonostante abbiamo giocato contro una squadra molto forte, abbiamo fatto la nostra partita e abbiamo portato a casa i 3 punti. La cosa che è piaciuta di più anche in tribuna è la capacità comunque di soffrire nei momenti di difficoltà. Anche il tuo gol arriva probabilmente nel loro momento migliore. Sì, certo, e il punto forse di questa squadra è soprattutto il gruppo. Siamo un gran gruppo e ci facciamo forza l'uno con l'altro. Grazie mille, complimenti per il gol. Grazie.